Ciao, sono la dottoressa Maria Concetta Paolucci. Chi di noi in questa stagione calda non ama farsi una bella doccia rinfrescante e rigenerante? Però purtroppo la doccia utilizzata male può causare anche dei danni alla nostra pelle, tra cui secchezza, ruvidezza. A tal proposito ti do quattro suggerimenti che puoi utilizzare per evitare che la tua pelle ne risenta. Il primo consiglio riguarda il tempo della doccia. Non devi superare i 10 minuti. Questo perché se il tempo viene prolungato oltre questo lasso di tempo, la pelle diventerà più disidratata, più secca, quindi perderà il proprio film idrolipidico, quindi gli oli naturali della pelle, che rendono la pelle morbida e idratata. Inoltre può essere anche più esposto alle infezioni micotiche e batteriche. Il secondo punto riguarda la temperatura da utilizzare. Non deve essere calda, ma tiepida, perché le alte temperature è vero che rilassano la muscolatura, è vero che calmano eventuali dolori, delle infiammazioni muscolari, ma vanno a rendere la nostra pelle più rossa. Questo è dovuto dal flusso di sangue che emerge più in superficie, ma con il sangue arrivano anche le infiammazioni che portano a rash e fastidiosi pruriti della pelle. Il terzo punto riguarda il sapone, il detergente da utilizzare. Soprattutto nelle pelli delicate, quali bambini e anziani, deve essere utilizzato un detergente privo di tensioattivi, quindi di effetti schiumogeni, che vanno a disidratare e irritare ancora di più la pelle. Il quarto punto riguarda le spugne e i guanti esfolianti che si utilizzano. Devono essere sostituiti almeno ogni 4 settimane perché sono causa di proliferazione di batteri e germi. Inoltre ti consiglio di lasciare asciugare dopo ogni utilizzo la tua spugna per diminuire la riproduzione dei funghi. Tieni a mente questi accorgimenti e spero di esserti stata utile. A presto, ciao!